Come avete visto la sigla, abbiamo cambiato totalmente nome della trasmissione, cioè siamo ritornati a quello che era inizialmente il nostro spazio, quello del focus per focalizzare i temi di stringente attualità. Con me oggi c'è il collega e amico Massimo Clausi, grazie Massimo per Grazie a essere voi, con grazie a voi me. dell'invito. Oggi parliamo di scuola, no? Parliamo di scuola perché c'è chi apre, c'è chi chiude, c'è chi paventa la necessità di continuare in presenza, chi invece vuole tenere i figli a casa, le mamme protestano. Chiedersi di fatto. Ma l'idea che mi sono fatto è che, innanzitutto, come premessa vorrei dire che questo dibattito, diciamo, questa vicenda della sanità ci sta un po' assorbendo tutte le energie e tutte le attenzioni, no? Stiamo parlando da un po' di giorni, degli scandali, della situazione grottesca e nello stesso tempo tragica che viviamo nel mondo della sanità, ma appunto si parla poco di quello che è il futuro dei nostri figli, no? Che poi è il futuro della società. E in questo senso, siccome la pandemia non penso che durerà un mese o 2 mesi, allora bisognerebbe iniziare, al di là dei banchi a rotelle, a riflettere seriamente su cosa vogliamo farci di questi ragazzi. Noi abbiamo perso 6 mesi di tempo inseguendo i banchi a rotelle. Sì, una cosa davvero, Cioè, davvero ma ti indegna, perché rendi poi. conto? Cioè, con la Sì. pandemia di questa, noi abbiamo sprecato 5-6 mesi di tempo per dire ma i banchi a rotelle arrivano, non arrivano, Non stanno arrivando. arrivano, vabbè. Poi appena è iniziato l'anno scolastico, già le prime chiusure, chiudi una classe, poi ne chiudi due, poi ne chiudi tre, poi chiudi un Il istituto. problema, secondo me, a mio avviso, è proprio questo, no? Siccome non c'è una linea chiara, allora, come dire, ogni sindaco fa secondo, diciamo, coscienza o secondo, no? Per cui se basta avere un contagio intorno alla scuola, che il sindaco prudenzialmente, ovviamente, le chiude tutte. Però la scuola, adesso non vorrei dire eccessive banalità, voglio dire, ma non è solo istruzione, è anche socializzazione, insomma, quindi. È un problema serio, perché non posso pensare Crescita, che maturità, c'è crescita, tanto maturità, nella scuola. confronto con gli altri, cioè non possiamo, a mio avviso, come dire, crescere dei figli che stanno solo davanti a uno schermo del computer o a una televisione e non hanno contatti con gli altri. Quindi questo è un tema importantissimo, rispetto al quale ovviamente io non ho la soluzione, perché No, sennò, nessuno di noi ha la soluzione. però meriterebbe, diciamo, degli approfondimenti seri, insomma, su cosa Però fare. scusami Massimo, anziché pensare subito alla chiusura, no? Forse la regione avrebbe potuto dotare i comuni di questi test rapidi, ne mandi 2.000, 3.000, 4.000 ad ogni comune, li acquisti, così se c'è un problema fai subito il test, hai la risposta immediata, se la situazione preoccupa chiudi, altrimenti vai avanti, no? Perché se tu fai un test oggi ad un ragazzo che frequenta l'X istituto nella classe Y, poi per avere il risultato occorre attendere giorni e giorni. Nel frattempo che fai? Mandi tutta quella classe a casa, chiudi quella Guarda. classe, chiudi quell'istituto. Vediamo chi ne sa più di noi, Massimo, perché abbiamo in collegamento. Saluto Certamente. Alicia Arturi, dirigente del Pitagora, Rende, e Rosalba Borrelli dell'istituto di Commenda di Rende, grazie per essere con noi. Buongiorno. Voi ne sapete più di noi. Noi quello che sappiamo e quello che riusciamo a raccogliere dagli umori dei genitori, dagli umori dei docenti, ma poi la preoccupazione che c'è, che si respira, le famiglie sono preoccupate. Ecco, Arturi, come si può uscire da questa situazione? Io avevo parlato prima della possibilità di utilizzare questi test rapidi, no? Per avere immediatamente il quadro della situazione. Poteva essere questa un'idea da mettere in campo il giorno in cui abbiamo deciso di aprire le scuole? Che dici? Beh, sicuramente sì, sarebbe stato un intervento veramente incisivo e mirato. Detto ciò, però, quello che dal mio punto di vista è venuto a mancare, è stata una contestazione tra
gli assessorati alla pubblica istruzione, al trasporto e alla sanità per favorire l'apertura delle scuole nel miglior modo possibile. Noi chiaramente ci siamo attenuti a quello che le linee governative ci hanno imposto di dover fare e siamo partiti tutti in sicurezza, però poi ecco, quando i ragazzi sono entrati in classe, anche se hanno rispettato tutte le misure precauzionali, poi alla fine è venuto fuori che molti di questi studenti, non parlo per me perché ringraziando Dio, sono stati casi sporadici che hanno determinato il ricovero di alcuni di essi, una in particolare, gli altri sono stati, diciamo, curati a casa, ma mi riferisco soprattutto a chi faceva parte di associazioni sportive e quant'altro. Quanti casi ha fatto registrare la scuola che dirige? Nella mia scuola, pochissimi. Tant'è che appena mi sono messa in contatto con l'ASL territoriale io, e quindi nel momento in cui venivano fuori i nominativi di studenti che potevano essere stati a contatto con genitori che lavoravano presso aziende sanitarie, eccetera, ed erano risultati positivi, venivano posti subito in didattica a distanza insieme a tutta la classe. Io almeno mi sono regolata così, per cui in classe, cioè a scuola, non si è venuto a determinare un problema, diciamo, a tappeto. Ma perché siamo stati tempestivi nel prendere noi direttamente i contatti e ha favorito questo. Quindi, ripeto, sono molto pochi. Chiaramente i problemi ci sono stati per alcuni di questi studenti che ancora sono in isolamento e non viene data loro la possibilità di poter uscire dalla quarantena perché il sistema è molto lento nel poter raggiungere questi soggetti che si trovano a casa affetti da questo problema. Però, diciamo, a livello scolastico non perdono nulla perché la didattica a distanza poi è stata obbligata per tutti gli studenti e, memore dall'esperienza dell'anno scolastico precedente, i ragazzi seguono tranquillamente le attività e io ieri ho finito i miei 47 consigli di classe, ai quali consigli hanno partecipato sia i genitori rappresentanti che gli studenti, hanno manifestato, diciamo, una pseudo tranquillità e serenità nello svolgimento delle lezioni. Prima, insomma, mi pare che la professoressa ha toccato, anzi sfiorato un tema importante, no? Che è quello dei trasporti, perché mi pare di capire che, insomma, all'interno le scuole sono abbastanza sicure, al 90% sicure. Il problema è il prima e dopo la scuola, no? Quindi quando i ragazzi arrivano all'istituto, no? Stazionano come è normale che sia, davanti a scuola, poi all'uscita, eccetera, eccetera. Però io mi vorrei soffermare un attimo sui trasporti, perché secondo me ha ragione da vendere la professoressa, perché già il sistema di trasporto, del trasporto locale in Calabria di suo era deficitario, perché lo ricordo, noi abbiamo un sistema basato ancora sulle concessioni che vengono prorogate da anni in anni, nonostante, insomma, la legge preveda appunto di bandire gare europee per coprire i trasporti. Noi invece andiamo appunto con questo sistema delle concessioni, per cui abbiamo mezzi vecchi, abbiamo poche corse, uno scarso controllo appunto, sul numero di corse che vengono realmente effettuate o meno. Insomma, abbiamo un sistema che fa acqua da tutte le parti sostanzialmente, e su questo nessuno nemmeno è Io intervenuto. penso anche ai bambini più piccoli, qui chiamo in caso Rosalba Borrelli, i ragazzi Sì. più piccoli, qui devono essere i genitori a portarli a scuola perché è impensabile che possano utilizzare i mezzi pubblici. Però è proprio questo il momento forse in cui si può creare la condizione perché favorisca il contagio. Voi avete avuto anche delle segnalazioni relative a casi che sono stati segnalati per la scuola che lei dirige?
Allora, noi abbiamo avuto dei casi di genitori, molti casi di genitori che sono appunto, sono stati con un tampone rapido, hanno scoperto di avere il Covid e pochi casi di alunni, sinceramente, sempre con genitori portatori di, insomma, sono appunto col Covid, quindi casi specifici di alunni che si sono ammalati nella scuola, no, perché come diceva la mia collega, durante l'estate noi abbiamo preso tutto ciò che dovevamo fare, dispositivi, distanziamenti, la scuola all'interno è sicura, infatti non ci sono casi all'interno della scuola. E gli stessi professori sono molto attenti nell'utilizzare dispositivi di sicurezza, mascherine, visiere e quant'altro. Questi, per quanto riguarda ad esempio che da noi non ci sono problemi di autotrasporto perché i bambini sono piccoli, sono minori, chiaramente abbiamo dovuto scaglionare le entrate, creando anche alcune difficoltà per i genitori perché magari arrivare alle 9:15 non è comodo per chi lavora, però lo scaglionamento è stato fatto proprio pensando di avere meno assembramento all'esterno in attesa dell'apertura della scuola. Assembramento che comunque anche con tutto lo sgaglianamento i genitori non so, non ci sono molti genitori che rispettano perché poi si mettono a parlare, fanno comunella e questo qua è un neo, diciamo, dell'adulto, degli adulti. Quindi l'assembramento forse all'esterno si può creare in alcuni momenti, nonostante che gli orari siano scaglionati di entrata in tutti i miei plessi scolastici. Io ho scuola dall'infanzia alla secondaria di primo grado. Certamente c'è molta, molta confusione anche nella procedura di accertamento. È Dunque, farraginosa tutta la parte, c'è sì, anche molto, perché lei. molto Molto farraginosa. farraginosa. Lei prima ha detto avere i tamponi nella scuola sarebbe nel comune fare subito. Allora, in un primo tempo si diceva che il tampone si doveva fare subito e poi quindi vedere. Dopodiché Emily, adesso lo fanno dopo 10 giorni però, grazie. dai primi sintomi. Già il fatto stesso che si fanno dopo 10 giorni, che si fa nella classe, è chiaro Infatti, che. ma si era parlato all'inizio di questo infermiere delle scuole, ogni infermiere scolastico che avrebbe Però se non dovuto. vale non vale farlo subito, adesso dicono che non vale farlo subito, bisogna aspettare dei giorni Eh sì, per bisogna avere la aspettare. positività. Cambia E tutto. quindi allora È cambia tutto tutto là. in itinere. Voglio sentire adesso dare il benvenuto al professor Giovanni Aiello, liceo Ciro a Crotone. Da voi com'è andata questo primo impatto, questo primo periodo di convivenza difficile e complicata col Covid in classe? Innanzitutto buongiorno a tutti, saluto e ringrazio sia la redazione di Teleuropa Network per il graditissimo invito e poi anche i colleghi che ho avuto in questo frangente di tempo. Ci tengo a precisare che in maniera specifica dirigo il liceo scientifico Filo Lao di Crotone. E da quest'anno, da settembre, ho anche la reggenza, quindi dirigente reggente presso l'Istituto Omnicomprensivo Lilio di Cirò, dove attualmente diciamo, sono in questo momento. Come partita? Praticamente diciamo che abbiamo vissuto una fase molto onerosa, non tanto sul piano proprio organizzativo, lavorativo, ma proprio sotto il piano emotivo. Siamo stati, diciamo, un'estate intera con tutti gli attori protagonisti legati alla sicurezza, legati all'emergenza Covid, a diciamo, cercare di essere più aderenti possibili e rispettare, diciamo, quelle che sono state, diciamo, le norme di volta in volta diciamo, che venivano pubblicate quando dall'ICTS, dall'ISS. E dal ministro per cercare appunto di bilanciare e garantire il diritto alla salute, quindi la tutela principalmente della salute degli studenti in primis, quindi di tutti gli operatori scolastici, e allo stesso tempo garantire il diritto allo studio degli studenti stessi. Capiamo bene che anche da alcuni incontri che diciamo, abbiamo organizzato con il Dipartimento di Prevenzione, con l'ASP di Crotone e con l'Ospisal della città stessa,
Abbiamo appreso, così come diciamo, già sapevamo, che sicuramente il rischio da contagio poteva essere soltanto contenuto applicando, diciamo, tutte quelle direttive, tutti quegli accorgimenti che appunto ci sono stati dettati e sono stati promossi, diciamo, in questo lasso di tempo. È ovvio che, diciamo, il rischio, come dicevo prima, potrebbe essere soltanto contenuto, perché il rischio zero non esiste. E allora abbiamo avviato questo anno scolastico, io dico nel migliore dei modi, perché alla fine siamo riusciti a contenere un grosso numero di studenti all'interno della comunità scolastica. I ragazzi tutti quanti indossavano la mascherina. Abbiamo avuto un grande senso di responsabilità, a partire dai ragazzini dell'infanzia fino ai ragazzi del liceo. La stessa cosa, gli adulti. Abbiamo così organizzato il servizio scolastico in modo tale che ci fossero, diciamo, degli igienizzanti, insomma, dei dispenser automatici, presso ogni aula. Le visiere, ma quanti accorgimenti che sono stati messi in campo, proprio perché la cosa principale era cercare di sostenere il diritto allo studio giorno dopo giorno. Ogni giorno era una conquista. Infatti, ogni volta che ho parlato ai miei, diciamo, operatori, ho detto: ogni giorno dobbiamo contribuire alla realizzazione di questo miracolo, che è, diciamo, appunto la tutela della salute da una parte e il diritto allo studio dall'altra, perché glielo dobbiamo ai nostri studenti. E quindi io, diciamo, all'inizio sono stato molto contento, finché poi, diciamo, nell'ultimo periodo sembra che si è un po' inasprita, diciamo, un po' la situazione, per cui, insomma, il virus è tornato forse un po' più carico di prima, ma principalmente penso che ci sia stata anche, diciamo, un'opera di screening un po' più diffusa su tutto il territorio regionale. E pertanto tutti coloro che erano, diciamo, dei positivi, magari asintomatici, sono stati rilevati soltanto con un apposito test, preciserei, diciamo, antigenico in prima battuta, perché poi è vero che, se, diciamo, in questo è stato fatto un po' di confusione, però, diciamo, poi dobbiamo leggere anche attentamente quello che, diciamo, è il protocollo che c'è stato, diciamo così, partecipato dagli enti preposti, perché ad esempio il tampone antigenico ci dà un'indicazione di positività, ma non ci dà una chiarezza assoluta, quindi non c'è una specificità assoluta per quanto riguarda il SARS-CoV-2, che invece è dato soltanto dal tampone molecolare. Quindi questo è già un dato che ha creato forse un allarmismo un po' più amplificato. Fermo restando che poi il molecolare ha delle procedure di processazione dei tamponi che meritano, diciamo, una maggiore durata per avere poi il risultato finale. È ovvio che. Si ferma un attimo per favore. Massimo, volevi dire qualcosa al professore No, volevo dire, vabbè, lasciamo stare adesso questa questione dei tamponi che è molto complessa. Io non sono convinto che i casi siano aumentati perché siano aumentati, diciamo, come dire, che sia aumentato lo screening, no? Prova ne è che, per esempio, solo a Cosenza abbiamo 2000 tamponi congelati che ancora non abbiamo congelati. processato, non si sa quando verranno processati, visto che fra l'altro uno dei due macchinari del laboratorio di virologia dell'Annunziata si è rotto e quello di Corigliano e Rossano è stato installato ieri, ma pare che entrerà in funzione la settimana prossima. Ma qui però non siamo qui per parlare di, ovviamente, di Assolutamente effettuato. prevenzione e di questo tipo di questioni. Io vorrei spostare invece il ragionamento sull'aspetto pedagogico, perché se posso capire, come dire, la didattica a distanza può funzionare certamente per i ragazzi più grandicelli, insomma, quelli del liceo, il vero problema sono i ragazzi alla scuola dell'infanzia, i bambini più piccoli, lo dico da genitore, perché
tenere un bambino di 5-6 anni davanti a un computer a fare lezione è molto complicato. Non è un'operazione semplicissima. No, c'è bisogno di un supporto, credo, da parte delle famiglie, questo chiedo ovviamente alla dirigente dell'Istituto di Rende, molto, molto forte, e non tutti i genitori hanno né la possibilità in termini di tempo né la competenza pedagogica per supportare queste cose. Allora io non vorrei che siamo, siccome come ho detto all'inizio, questa pandemia non durerà un mese o due mesi, nessuno sa quanto durerà, non vorrei che cresciamo dei bambini alienati, asociali, che cominciano a nutrire la paura dell'altro. Questo è il grosso pericolo che io vedo e rispetto al quale chiedere delle soluzioni alla scuola. Insomma. Ma il problema sai qual è, Massimo? Il problema è che l'ambiente che li circonda non è che favorisca un tipo di messaggio diverso. Che loro in questa età si è come delle spugne, no? No, quindi, assorbiscono tutto. Quindi assorbono tutta questa come dire, questo alone di preoccupazione, questa tensione continua, costante, poi dalla televisione, la radio, i genitori prima, che parlano, i giornali, no? Prima ti raccontavo fuori onda della preoccupazione di mio figlio, che a 4 anni mi ha chiesto appunto se Babbo Natale arrivasse nonostante il Covid, no, per dirne una, quindi anche bambini molto piccoli, come dicevi tu giustamente, assorbono queste informazioni e ovviamente li, come dire, li somatizzano in qualche modo. Allora io da genitore non ho gli strumenti per... questo la scuola ovviamente E non è facile fare genitore in questo periodo, non è assolutamente... No, già diciamo un mese difficilissimo di solito. Così come non è facile dirigere un istituto scolastico. Ah, assolutamente no. Perché ci sono delle responsabilità e devi sempre coniugare le esigenze del percorso formativo con quelli che sono gli stati d'animo degli studenti che vengono in classe. Perché, Alicia, il problema è proprio questo, cioè come fai a conciliare le due cose? Ci sono dei passaggi da portare avanti perché servono per la formazione culturale. Dall'altro vai ad intervenire su un soggetto che in quel momento è preoccupato, cioè di tutto, tutto vuole sapere tranne che in quel momento che cosa è successo 300, 400 anni fa, 500 anni fa, oppure cosa scrivevano i poeti o cosa scrivevano i letterati o i filosofi. Per questo noi dirigenti abbiamo, almeno io personalmente, contestato la sospensione dell'attività didattica in presenza e di attivare quella a distanza, perché la scuola, come diceva il collega, abbiamo cercato di organizzarla al meglio e in sicurezza, e noi ogni settimana eravamo tenuti a fare la rilevazione dei casi che potevano essere presenti a scuola e sono stati sempre pochissimi, ecco perché anche la nostra ministra non era del parere di dover sospendere l'attività didattica in presenza, proprio perché c'era un costante monitoraggio. Quello che è venuto a mancare è l'organizzazione all'esterno della scuola e vedere i giovani di sera durante le loro passeggiate e quant'altro, e nessuno che interveniva dicendo ma tu devi portare la mascherina, tu devi stare distante dalla persona che ti trovi a fianco e quant'altro, questo non è stato fatto. Quindi mentre noi ci siamo attivate per organizzare una scuola ad hoc e a tutti i livelli, diciamo, messa in sicurezza, il resto non è stato fatto. E questo allora sarebbe stato più opportuno non avviarla proprio la didattica in presenza dal primo giorno e continuare con la DAD fino a quando non rientrava questo problema e dare così poi la possibilità a tutti gli studenti di ritornare a scuola tranquillamente. Adesso è chiaro che si viene a creare il problema soprattutto per il primo ciclo, perché ragazzini che devono stare, io sono nonna di un bambino di 4 anni, è chiuso in casa con la mamma a fare
l'attività a distanza, figuriamoci se un bambino di 4 anni nella scuola dell'infanzia può fare un'attività con la mamma che magari non è, come dire, deve prima imparare la mamma, perché non è il suo compito quello di fare la docente di scuola dell'infanzia, ma è ben altro, è una difficoltà notevole. Mi medesimo in tutti i genitori che si trovano a casa adesso i propri figlioli per fare, per svolgere questa attività che la riteniamo valida per certi aspetti, ma non, come dire, normale per quanto riguarda il processo di insegnamento e apprendimento che sappiamo deve avvenire nel luogo naturale qual è la scuola. E ripeto, non ho condiviso questa sospensione delle attività didattiche in presenza. Io mi auguro che insomma si riveda un po' la situazione, si ritorni a scuola, ma con le dovute precauzioni, diciamo con gli dovuti interventi da parte di altri contesti, di altri sistemi, per evitare che i ragazzi insomma arrivano a scuola contagiati, ecco. Perché noi abbiamo visto come sono stati contagiati alcuni studenti, come si sono contagiati. Io ho avuto una studentessa che per curare la mamma sola in casa si è presa pure lei il Covid, la mamma ricoverata in ospedale, civile di Cosenza, e lei solo dopo la mezzanotte siamo riusciti a sapere che poi la ragazza era stata ricoverata a Rogliano, una ragazzina da sola che è rimasta, voglio dire. Ma diciamo, sono stati casi, ecco, sporadici, ma che hanno influito negativamente poi sulla scuola in generale. Ecco. Questo che io non ho condiviso, questo modo di non attenzionare certi aspetti per far sì che la scuola non si venisse a sospendere, perché io sono per la didattica in presenza, come i genitori, come i docenti e come tutti quanti coloro i quali, diciamo, mettono al primo posto l'istruzione e l'educazione, chiaramente insieme alla salute. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Allora, torniamo in diretta, Massimo. Io ovviamente... Per questa storia dei bambini... Torno sul punto, sarà che lo vivo in prima persona, quindi volevo chiedere alla dirigente Borrelli, diciamo, una sua considerazione e se possibile anche qualche consiglio per i genitori, insomma, perché qua stiamo parlando appunto, al di là degli aspetti sanitari che sono comunque importantissimi, l'aspetto pedagogico è quello che ci preoccupa di più. Soprattutto allora, per i più piccoli. Chiaramente per la scuola dell'infanzia il problema esiste per i bambini piccoli. Premetto una cosa, allora, io sono d'accordo con i colleghi, la didattica in presenza è tutta un'altra cosa rispetto alla didattica a distanza, ma se questa comunque deve essere fatta come abbiamo fatto adesso, con la paura dei genitori, di qualsiasi tipo di contatto, anche degli altri genitori, cioè vanno in panico, c'è un panico totale, quindi se si deve fare una didattica che una classe si chiude, però poi tutti gli altri genitori, siccome ci sono docenti delle stesse classi che si chiude, che vanno anche nelle altre classi, vorrebbero che i docenti stessi, che magari non sono stati messi in quarantena dall'ASL, non vadano nelle classi, cioè diventa veramente un caos. Quindi a questo punto o la scuola in presenza viene fatta tranquillamente con una procedura ben precisa, senza che nessuno vada in ansia, che nessuno appunto scleri, voglio dire, allora va bene, altrimenti diventa un caos, perché oggi chiude una classe, poi ne chiudi un'altra, poi i genitori ti dicono perché quei docenti vanno girando, devono stare in quarantena, l'ASL ti dice no, non c'è bisogno della quarantena perché i docenti hanno mantenuto la mascherina, la visiera, eccetera, eccetera. E quindi già questo è, anch'io sono d'accordo per la didattica in presenza, ma una didattica tranquilla, senza tutte queste, anche noi, almeno io, dirigente, io mi sono trovata ad avere telefonati con l'ASL, genitori che ti dicono chiudi, altri che ti dicono apri, insomma, non è possibile. Anche noi abbiamo giustamente la paura, c'è, ma io veramente sono tranquilla nella mia scuola, perché da parte della scuola noi abbiamo fatto di tutto, come ha detto anche il collega, abbiamo preso tutte le precauzioni, però comunque la tranquillità fino ad oggi non c'è stata, o per un motivo o per un altro non c'è stata.
soprattutto perché molti genitori si sono risultati positivi. Al di là di questo, adesso la didattica, siccome il sindaco ha sospeso, in quanto autorità, prima autorità a livello sanitario, no? Ha sospeso l'attività didattica, la nostra poi sostanzialmente è una sospensione. Non è come nella scuola superiore che hanno deciso di andare in DAD definitivamente, insomma, per tutto questo periodo. Noi è chiaro, è un momento di momento, è una pausa che speriamo che dopo il 21, non lo so come vanno le cose, dopo il 21 si dovrebbe riprendere. L'aspetto, quello più importante per la scuola dell'infanzia, è che i docenti devono riuscire a mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, perché i bambini, di fatto, i bambini piccoli, hanno bisogno di mantenere quel contatto, sicuramente quel contatto fisico che già adesso, durante l'attività in presenza, non possono avere, perché guardate, bambini che piangono, docenti che non possono toccarli o se li toccano si devono subito igienizzare le mani, eccetera. Anche questo è stato un momento un po' particolare. Meno male che nello specifico i miei docenti sono riusciti, soprattutto i bambini della prima sezione, sono riusciti a includere tutti quanti i bambini e fino adesso, insomma, eravamo sereni come gruppo di bambini. Adesso ci troviamo a parlare dell'attività a distanza. E chiaramente devono essere attività progettate in relazione ai materiali, agli spazi anche domestici e anche allo stesso progetto pedagogico che si intende portare avanti. Bisogna calendarizzarle queste attività, evitando improvvisazioni, perché anche qua ci sono genitori che le vogliono di pomeriggio, altri che vengono di mattina, poi siamo in una situazione che non c'è un lockdown dove i genitori sono a casa. I genitori lavorano in questo momento, ecco perché siamo in un momento di grande confusione, perché alcuni genitori devono lavorare. Se li lasciano con persone capaci, con adulti capaci magari di adoperare il computer o di adoperare la tecnologia, allora forse la cosa si riesce a risolvere. Assolutamente. Ma laddove invece... Però io mi chiedo, qui faccio entrare in discussione il professor Aiello, ma così... Ma che scuola è? Che scuola è? Scuola di emergenza. Ma scuola, cioè, di emergenza, ma viene meno proprio l'elemento fondante della scuola. Scuola è condivisione, partecipazione, socialità. Certo. Però in questo modo sembra quasi che noi stiamo così, diciamo, vivendo due fasi. Cioè, diciamo, dobbiamo cercare di bilanciare le cose, come dicevo prima. Se è vero che il diritto allo studio, quindi la condivisione, che fra l'altro non è prevista, perché condividendo c'è un aumento della possibilità del contagio, è ovvio che in questo caso la condivisione, forse mi permetto di dire, che deve essere più verso l'esterno. C'è un proverbio africano che dice: per educare un bambino c'è bisogno di un intero villaggio. Quindi oggi più che mai la sinergia fra la scuola, le famiglie e tutti gli operatori scolastici deve essere molto più forte, molto molto più intensa, perché noi stiamo cercando di affrontare qualcosa che non possiamo gestire fondamentalmente, perché è qualcosa che non si può calcolare. Non possiamo sapere quando è accaduto il contagio, se quello è contagiato, se quello è positivo, quello è negativo. Non sappiamo tutte queste informazioni finché non andiamo ad approfondire. E anche quando le andiamo ad approfondire, molto spesso anche la stampa ci dice: positivi due tizi dello staff di. Dopo 6 giorni il molecolare dice di no. Quindi noi stiamo praticamente alla notizia del momento, poi ai processi vari per chi di competenza, per cercare di dare delle risposte. Poi magari c'è il genitore che è un po' più ansioso e preoccupato e vuole che il figlio stia a casa. C'è quell'altro che invece vuole che vada a scuola. Quindi capite bene che noi siamo il fuoco incrociato fra sistematizzatori, che poi sono gli organi ministeriali che vogliono che noi applichiamo i protocolli, gli umanizzatori, che sono le persone che hanno delle emozioni, che vivono l'ansia per il proprio figlio, sia per un discorso di tutela della salute, sia per un discorso di garanzia del diritto allo studio. Allora io credo che forse tutti quanti in questo momento dovremmo essere, diciamo così, in un momento di condivisione di intenti, per capire che magari 15 giorni di scuola adesso
se si perdono, fra virgolette, si fanno in maniera diversa, direi, anche in maniera creativa, potrebbe essere un modo per ritornare prima tra i banchi di scuola. Perché io sinceramente questa zona rossa, questo lockdown, questo diciamo aderire al rispetto delle regole, anche oggi, mi aggancio alla collega, io non lo vedo, cioè non è che non è stato fatto prima, i controlli ad oggi non ci sono. Io sulla strada ci sono migliaia di macchine, per la strada ci sono migliaia di persone che passeggiano tranquillamente, quando forse dovremmo avere un senso di responsabilità un po' più alto tutti quanti. E allora poi non può essere la scuola, diciamo, come focus per dire abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male. Forse dovevamo chiudere anche prima. Ci vogliamo ricordare magari di quest'estate dove praticamente c'era di tutto di più. C'erano assembramenti, migliaia e migliaia di persone che stavano uno attaccato agli altri. Io penso che abbiamo fatto veramente già miracoli. Sicuramente, ripeto, l'impegno di ognuno di noi consapevolmente e cercando di prendere in seria considerazione il momento, perché se c'è l'emergenza, c'è un'emergenza. E io da genitore forse mi preoccuperei di dire meglio che mio figlio per 10 giorni sta bello tranquillo, magari pure se gli mancherà il compagnetto, però ci sarà, diciamo, un futuro migliore, speriamo prima possibile, per ritornare a sorridere, a giocare anche con quei giochini che fondamentalmente gli sono stati vietati in questa prima fase, perché magari devono sanificare, devono fare l'igienizzazione delle mani, non si potevano avvicinare più di tanto. Non è facile. Immaginate che io ho una comunità di 2000 persone, cioè è da pazzi. Però siamo riusciti, penso che statisticamente, a contenere il più possibile, grazie al senso di responsabilità, a partire dal sottoscritto che si è fatto magari le ronde tutte le mattine, 5-6 volte, per vedere se effettivamente venivano rispettate le regole, ma più di questo, voglio dire, non ci può essere chiesto. Quindi un po' di pazienza, un po' di prudenza e diamoci il tempo giusto per ristabilire relazioni fiduciarie e che si possa condividere il meglio che la scuola può dare a tutti quanti. Questo mi sento di dire. Massimo, andiamo con la domanda alla professoressa Arturi, perché poi la salutiamo. No, Andiamo allora, avanti con. professoressa Arturi, prima giustamente insomma, abbiamo parlato di controlli, ecco. No, diceva i ragazzi non vengono controllati, eccetera, eccetera. Però, come dire, è molto complicato, al di là, diciamo, dell'aspetto, diciamo, coercitivo, convincere un adolescente a non frequentare i suoi simili, a non socializzare. È complicata la cosa, io non so come si possa fare. Perché noi non sappiamo quando durerà questa pandemia. Non so se la scuola resterà chiusa 10 giorni, 15 giorni, oppure 3 mesi, 4 mesi. Allora io sono preoccupato anche per quelle che saranno le generazioni future, quelli che saranno gli aspetti sociali sui ragazzi di questa vicenda. Insomma, cresceremo delle persone che avranno paura dell'altro, che non avranno più voglia di socializzare. Io, insomma, come dire, in prospettiva sono molto preoccupato, quindi chiederei alla dottoressa, ma come si fa a convincere un ragazzo a non fare le cose che fanno gli E come adolescenti? glielo dici? Come, Come glielo no, ma dici? Come glielo spieghi? partiamo dal presupposto che quando uno ha 16-17 anni, ovviamente, si sente immortale. Questo Immortale, chiaro. abbiamo avuto tutti 17 anni, quindi questa è una cosa. Ma come gli fai a dire a un ragazzo non vedere più la tua fidanzatina, non giocare a pallone con gli amici, non andare. Diventa una cosa molto molto complicata, ecco, io più questa pandemia non è soltanto sanitaria, secondo me gli effetti veramente importanti della pandemia saranno di tipo sociale e sul futuro sinceramente sono molto preoccupato. Ma premesso che i rapporti relazionali e interpersonali sono alla base di una crescita, di uno sviluppo di una personalità, forte, però questo è un momento particolare, è un momento, l'abbiamo detto tutti, critico, per cui utilizzare, usare delle misure precauzionali anche fuori,
non è una cosa da poco, nel senso che se noi da genitore al figliolo diciamo esci, la prima cosa è che ti devi mettere la mascherina, punto. Altra cosa è poi magari ecco, uscire invece e continuare a relazionarsi come se nulla fosse. E questa è stata la negatività di questo momento, perché mentre noi ci siamo adoperati affinché questa sicurezza a scuola ci fosse, all'esterno non è avvenuto, come non è avvenuto per i trasporti, come non è avvenuto per tante altre situazioni che poi hanno aggravato questo momento particolare. C'è da dire comunque che non si registrano numeri alti di studenti, di alunni, di bambini affetti da Covid, per fortuna, grazie a Dio. Probabilmente perché sono soggetti più forti, più diciamo, non propensi ad acquisire, ad avere questo virus, però è chiaro che se noi diciamo ai ragazzi di comportarsi in un certo modo, ma noi sia come genitori che come docenti, forse riusciamo a contenerlo questo punto, questo male che ci sta stravolgendo l'esistenza. Però è chiaro che adesso viviamo in questa situazione, ne prendiamo atto. La scuola deve continuare purtroppo, ahimè, a distanza perché nel frattempo la situazione è peggiorata, ma ripeto, io non, ritengo che ci debba essere un coordinamento tra i vari enti, sia educativi, sia di trasporto sanitario e quant'altro per poter seguire delle linee comuni, quindi quello che manca alla base è un'organizzazione, una progettazione e la comunicazione che pesa sempre di più per far sì che certi accorgimenti, certe attenzioni vengano rispettate. Se riuscissimo un po' tutti quanti a lavorare in sinergia e non solo la scuola per conto suo e fa il suo lavoro e poi magari un altro ente non fa il proprio dovere perché ormai è impossibilitato, no? Per situazioni diciamo diverse, è chiaro che noi continueremo a svolgere il nostro lavoro a distanza e chi ci va di mezzo sono soprattutto i ragazzi in crescita, in formazione, perché come diceva il genitore, la didattica a distanza chiaramente annulla di per sé l'aspetto pedagogico, l'aspetto relazionale, è normale che lo penalizza, però è un momento adesso che dobbiamo rispettare facendo in questo modo il nostro intervento, sperando che la situazione migliori, che possano ritornare tutti in presenza, soprattutto i ragazzini del primo ciclo, infanzia, primaria e scuola media, perché per loro è ancora più problematico. Lo dicevate anche prima, i ragazzi delle secondarie superiori di secondo grado, bene o male, riescono ad andare avanti in un certo modo senza grosse difficoltà, ma i piccoli chiaramente avranno un disagio notevole perché non è facile stare davanti a un terminale a ore come sono obbligati gli studenti della secondaria di secondo grado, sono obbligati a fare il normale orario, che è quello che è stato imposto adesso. I ragazzi devono fare il normale orario scolastico. Quindi, ripeto, mentre per i grandi potrebbe essere più facilitato, diciamo, in un certo modo, ma per i piccoli non è Bene, facile. grazie professoressa, buon lavoro, è un momento difficile, ma dobbiamo stringere i denti e dobbiamo stare molto attenti, ma nonostante questo bisogna garantire
nei limiti delle possibilità, il rapporto con gli studenti anche attraverso la DAD, attraverso tutti quelli che sono strumenti della tecnologia, sperando che al più presto la situazione tornerà alla normalità. Grazie. La regia può chiamare adesso in studio Anna, la dottoressa Anna Bruno dell'Istituto Tecnico di Acri. Nel frattempo, Massimo, quello che abbiamo sentito, i dirigenti sono, come dire, orientati a fare al meglio il loro lavoro. Certo, è un momento complicato anche per loro, perché tu devi stare lì ad essere, a stare attento su quello che avviene nel tuo istituto del quale sei responsabile, no? No, certo, i dirigenti scolastici sono al centro di questa tempesta imperfetta che è caduta addosso. Il dato che mi pare emerga con grande evidenza è quello che sottolineava prima la dirigente, ovvero sia che ci sono stati, come dire, degli anelli alla catena che non hanno funzionato, nel senso che appunto non si è discusso di nuove metodologie dei trasporti, non si è discusso di tante cose, mancano, diciamo, altri aspetti come quello, ne parlavamo prima, del tracciamento, che è completamente saltato, per cui è chiaro che la situazione è molto complicata, no? Noi oggi, se posso dirlo, insomma, sul quotidiano, per esempio, pubblichiamo una lettera di un genitore che, appunto, la compagna di suo figlio era positiva al Covid, e questo genitore è sequestrato in casa insieme alla famiglia da 10 giorni perché non sa, ancora non ha avuto l'esito del tampone. Quindi è chiaro che in questa situazione è complicatissimo. Vediamo come è andata invece, come si sta organizzando ad Acri la dottoressa Anna Bruno, che è dirigente dell'Istituto Tecnico. Professoressa, questi giorni che sono complicati, come state raccontandola ai ragazzi, ai vostri studenti, questa visione di una società che a un certo punto ha dovuto rivedere le sue impostazioni di base? Quindi distanziamento, la difficoltà di stare insieme agli altri, l'impossibilità di socializzare, di condividere. La scuola ha avuto questa funzione, ha questa funzione storica, quella di far crescere poi dal punto di vista emozionale, culturale, sociale i ragazzi. È un compito complicato. Non so se c'è anche un problema. Hanno avuto di risorse rispetto a tutte sentiamo, le misure di sicurezza. Sentiamo che ci hanno dice la dottoressa Bruno, la professoressa Bruno. Intanto buongiorno e grazie per avermi invitata. Sono nella sede di Acri dal 1° settembre e immediatamente mi sono ovviamente attivata per predisporre tutte le misure di sicurezza possibili per il personale, ma soprattutto per gli allievi. I ragazzi attualmente sono in didattica a distanza, sia gli alunni, tutti gli alunni, anche gli alunni diversamente abili. E sono stati forniti loro device, computer, tablet, e naturalmente ci stiamo attivando per acquistarne altri. Certamente didattica a distanza significa comunque non avere quel rapporto umano che gli alunni richiedono, per cui al di là della didattica comunque i docenti rimangono in contatto con i ragazzi ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, ogni qualvolta è necessario. Per quanto concerne proprio l'organizzazione scolastica, al di là, ripeto, delle misure adottate che diciamo per fortuna hanno comunque rivestito tutti gli aspetti, ogni aspetto, è stato il comportamento virtuoso degli alunni e dei docenti che ha impedito veramente il propagarsi del virus all'interno della scuola. Abbiamo avuto anche noi due casi, due fratelli, per un contatto diciamo da fuori regione. Ma i ragazzi in classe hanno sempre utilizzato la mascherina, si è provveduto al ricambio dell'aria ad ogni ora di lezione, se non durante comunque anche le lezioni. I docenti indossavano mascherina e visiera, sanificatori elettronici, quindi non c'è stato contatto diretto con i sanificatori, misuratore della temperatura da parete. Quindi tutti questi accorgimenti, ma soprattutto veramente un plauso a docenti e ad alunni
che hanno rispettato le regole, per cui c'è stato un contenimento del virus e non abbiamo avuto, abbiamo avuto un altro solo caso di contagio e null'altro. Naturalmente, il problema grande per la mia istituzione scolastica è legata ai trasporti, in quanto la maggior parte degli alunni non risiedono sul territorio di Acri. Ecco perché nel momento in cui con DPCM ci è stata data la possibilità di attivare la didattica a distanza almeno al 75%, noi abbiamo proceduto con l'attivazione al 100%, perché noi, i trasporti non garantivano il distanziamento, non si garantiva diciamo la sicurezza dei passeggeri, nel nostro caso quindi proprio degli alunni. Posso dire che ci siamo attivati in tutti i modi, stiamo cercando di portare avanti un discorso scolastico al pari del discorso in presenza, quindi con l'attivazione dei progetti, anche della formazione sulla sicurezza per gli alunni che poi devono accedere al percorso per le competenze trasversali e l'orientamento. Quindi stiamo cercando di procedere e di proseguire come se ci fosse la didattica in presenza, senza nulla togliere alla didattica, organizzata con unità orarie di 45 minuti e con un recupero naturalmente in modalità asincrona o attraverso recupero proprio delle discipline in attività pomeridiana. Quindi ad oggi mi ritengo abbastanza soddisfatta, ripeto, del comportamento del personale e spero che, innanzitutto spero che si possa nuovamente tornare in presenza perché, ripeto, manca questo contatto umano che è fondamentale. E nel frattempo cerchiamo di procedere garantendo e fornendo ai ragazzi tutta la strumentazione, tutto il supporto e alle famiglie di cui hanno bisogno. Vi faccio una domanda così mi rispondete velocemente tutte e tre che siete in collegamento. Ma secondo voi, se dovesse, anzi, lo facciamo dopo la pubblicità, rimanete con noi. Allora, ai nostri ospiti chiedo di essere brevi così facciamo più domande, nell'ultima parte di trasmissione. Allora, vi chiedo, ma se questa situazione dovesse perdurare, se queste chiusure a macchia di leopardo nel territorio, io chiudo, tu apri, io chiudo, cioè, io credo che ci vorrebbe una sorta di linea comune, Delle no? regole, certo. Che la regione decidesse, guardate, ci sono le condizioni, andiamo avanti, stringiamo i denti, assumiamoci le responsabilità e apriamo, apriamo a tutti. Ma se non ci sono queste condizioni e se il territorio calabrese che è toccato dal virus per intero, insomma, non ci sono aree Covid-free, ovunque ci sono situazioni di contagio. Allora, se è questo, va bene, allora fermiamoci tutti, chiudiamo la scuola, facciamo la didattica a distanza, così anche i genitori, gli studenti, ma maggiormente i dirigenti scolastici si mettono l'anima in pace e organizzano un percorso scolastico fatto con la didattica a distanza. Perché altrimenti io non riesco più a No. capire. A Fuscaldo si chiude, a Rende si chiude, Ma a poi Cosenza si apre, a Crotone si chiude, a Catanzaro si chiude, a Lamezia si chiude, in altri comuni sono aperti. Cioè, che senso ha, Massimo? No, non si capisce perché noi stiamo ascoltando quattro dirigenti scolastici, no? Tutti hanno detto di aver avuto pochissimi casi Ma allora scusami, di contagio, però le scuole sono chiuse. Allora allora io non capisco più. sentiamo loro rapidamente, partiamo Non da. ovviamente per decisione dei No, no, è dirigenti, ci chiaro. mancherebbe, Partiamo da però. Iello rapidamente. Ma io ribadisco il fatto di esserci stati pochi contagi è soltanto perché tutti i ragazzi non sono stati screenati, quindi non lo possiamo dire. Molto quello che è emerso è perché magari è risultato il positivo all'esterno, tipo il marito o la moglie del docente, ipotesi, o il genitore dell'alunno. A quel punto, con il contact tracing, siamo riusciti a risalire
che anche quello studente in quelle 48 ore precedenti magari era stato, aveva vissuto quell'ambiente scolastico e siamo riusciti a risalire a un piccolo campione che è stato, cioè doveva essere, diciamo, processato, screenato con il molecolare. Poi magari si arrivava dopo 10 giorni, 14 giorni, magari chiedevamo ma che fine hanno fatto poi quei ragazzi che erano in isolamento prima fiduciario, poi detto quarantena, obbligatorio o non obbligatorio, insomma c'è stata veramente molta confusione. Per cui poi è ovvio che alla fine diciamo di tutto diventava difficile e diventa tuttora difficile capire se realmente il discorso di essere tornati tra i banchi di scuola è realmente stato un fattore che ha contribuito all'innalzamento o meno dei contagi. Uno. Se dovesse continuare in questo modo, ma beh, io direi che con un virus del genere che è altamente contagioso, è forse qualcosa che ci è stato già detto precedentemente, con cui noi dobbiamo condividere e convivere questo anno scolastico. Quindi un po', diciamo, io non mi sorprenderei, ecco, di queste fasi, fase 1, fase 2, fase 3. Il discorso è che forse l'avevamo già messo in conto, diciamo, un'organizzazione di questi on-off, diciamo. Ovviamente c'è una scuola che invece è stata molto attenta ed è una scuola che dimostra di essere molto rispettosa delle leggi ed è pronta perché anche in momenti così difficili è riuscita a trovare una soluzione. E poi simpaticamente, insomma, vorrei, diciamo così, prima parlando del discorso di come si fa per i ragazzi a fargli vivere questo momento, beh, forse anche mi ricordo un po' il film Della vita è bella, dove fondamentalmente il papà si è reinventato in quell'occasione una sorta di simulazione ludica in un momento tragico. Ecco, forse lo snodo di tutto questo è che quando c'è una difficoltà un po' più estrema e ci viene imposto diciamo un lockdown, quindi una chiusura così rigida, a quel punto dobbiamo essere resilienti e cercare di essere creativi per far vivere ai nostri studenti anche quel momento, magari non come una restrizione o come qualcosa di negativo, ma come un'opportunità formativa e di crescita. Bene. Borrelli. Allora, per quanto riguarda, adesso rispondo alla domanda che avete fatto, se cosa ne pensiamo, se si deve sospendere o no l'attività didattica. Allora, se riuscissimo a lavorare con tranquillità, con precise regole da parte dell'ASL, io ho due ASL, una di Cosenza perché fanno parte la scuola di Zumpano, io ho le scuole di Zumpano e l'altra di Montalto, e già tra le due ASL c'è una diversa procedura per le scuole, insomma chi mette subito in quarantena anche i docenti, chi no, eccetera. Allora, se noi avessimo delle regole ben precise, se fossimo sicuri anche appunto del tracciamento subitanei, la cosa si potrebbe fare anche in presenza, fermo restando che ai genitori bisogna chiarire quali sono i compiti del docente, cioè se mi arriva un genitore positivo non devo andare in ansia perché tutti i genitori vogliono subito che si chiuda la scuola, perché le norme ci sono, noi dobbiamo rispettare le norme e quindi bisogna avere una capacità di essere anche molto freddi in questi momenti e applicare le norme. E quindi se si riuscisse nella scuola ad applicare le norme, tenendo presente però che il contorno deve essere agile e repentino nel dare risposte, allora sì, la scuola in presenza, perché l'organizzazione delle scuole, come hanno detto anche i colleghi, sono ottimali, allora si potrebbe fare in presenza. Ma se la scuola in presenza deve essere a singhiozzo, allora non ha senso.
Poi, per quanto riguarda, non avevo risposto alla domanda prima del signor Massimo, di quando, come fare con i bambini della scuola materna. La scuola materna, la didattica della scuola materna, e comunque di tutta la didattica della scuola del primo ciclo, è chiaro, parlo di primaria, infanzia e primaria, è chiaro che non può essere una trasposizione della didattica di come faccio in classe in presenza anche alla didattica. Ci vuole creatività, ci vuole anche capacità di ripensare a come poter presentare le attività da far fare ai ragazzi. Allora, per gli alunni della scuola dell'infanzia bisognerebbe proporre piccole esperienze anche manipolative, fare anche con la famiglia, con la mamma, quindi avere la disponibilità anche dalla mamma a costruire pupazzi, cose che hanno fatto e si fanno e fanno, e i bambini sono anche molto contenti. Trasmettere brevi filmati o file audio, perché la voce dell'insegnante, anche solo raccontare una storia sentita dalla voce dell'insegnante ai bambini li fa, o anche raccontata dai bambini, raccogliere il racconto di tutti i bambini e presentare come una storia, fare una storia proprio orizzontale. Ci sono tante attività da far fare ai bambini della scuola dell'infanzia e devo dire che i docenti si stanno attivando e si attivano con creatività, soprattutto con competenza. Nella scuola primaria del primo ciclo anche qua le attività vengono date agli alunni, vengono proposte agli alunni, non in una modalità troppo restrittiva, chiaramente partecipativa, perché sono attività partecipative in cui si partecipano, ecco, dovrebbero partecipare solo gli alunni. Poi qua è un'altra cosa, che poi dopo ci sono anche i genitori, invece i genitori dovrebbero capire che durante le attività di video lezione, ecco, non devono essere presenti, perché sennò anche qua si falsa, perché è una classe virtuale, una classe in presenza diventa virtuale, virtuale, così come non ci sono in presenza i genitori, non dovrebbero esserci neanche in video i genitori che magari suggeriscono, insomma, anche qua dovremmo rispettare tutti delle regole, e invece secondo me c'è un po' grande confusione. Non si rispettano. Bruno? Io sono d'accordo con quanto appena affermato e sostenuto dalla dirigente Borrelli, che saluto caramente perché è stata la mia dirigente sino a 2 anni fa. Il problema è relativo ai tamponi, che non vengono proprio processati in tempi brevissimi. Infatti, sì, il comportamento corretto di alunni e docenti, ma siamo stati aiutati anche dall'attivazione della didattica a distanza. Quindi negli istituti secondari di secondo grado abbiamo avuto questa opportunità, per cui nel momento in cui c'è stato il contagio, quel momento ha coinciso con l'attività a distanza, l'attività, l'istruzione a distanza, per cui non abbiamo avuto successivi problemi. Allora, io non sono in linea generale per la chiusura della scuola alle attività didattiche, ma in questo momento ritengo che sia necessaria, perché anche per i problemi legati all'aspetto sanitario e a tutto il contorno, anche alle difficoltà rilevate soprattutto negli ultimi giorni da parte dell'azienda ospedaliera. Quindi ritengo veramente in questo momento che non ci sia altra soluzione, ahimè. Quindi lei, se dobbiamo continuare in queste condizioni, meglio procedere con la didattica. Sì. In questo momento sì. Anche perché voi vivete anche le pressioni dei genitori, no? Che dice, ma scusate, i nostri figli sono tranquilli, sono sicuri. C'è sicurezza all'interno degli istituti scolastici, no? Nonostante la sicurezza, i genitori comunque temono la situazione, quindi preferiscono, per quel che ho potuto sentire, preferiscono comunque avere i figlioli al sicuro, anche perché la didattica a distanza sta funzionando bene, ripeto, con le carenze di cui ho accennato prima, però sta funzionando bene. E quindi, mettendo sul piatto della bilancia l'aspetto sanitario e l'aspetto didattico, sicuramente prevale quello sanitario. Quindi in questo momento, secondo me, la didattica a distanza è quella che deve comunque essere attivata, e anche e soprattutto nel primo ciclo, perché si lavora con ragazzini più piccoli, con bambini,
nonostante le difficoltà, però averli in una classe è più difficile da gestire la classe con i bimbi più piccoli. Senta, ma posso chiedere se poi a voi sono arrivati questi banchi con le rotelle, tutto ciò che era stato detto? A me sono arrivati, ma non con le rotelle. Sono stati richiesti i banchi classici. Anche io nella scuola di precedente titolarità avevo richiesto i banchi classici perché ritengo che comunque siano più funzionali. Sono arrivati un paio di giorni fa. Un paio di giorni fa, addirittura. Sì, li Ah, stiamo ancora sistemando. siamo celeri però, no? 2 o 3 giorni fa, insomma, ma comunque i ragazzi non erano presenti a scuola, quindi abbiamo sistemato già i nuovi banchi nelle classi, adesso stiamo cercando di dismettere gli altri. Siamo proprio in chiusura, una battuta. Sono arrivati a voi altri banchi con le rotelle? Aiello, sono arrivati? Acrotone avevamo richiesto i banchi normali e non sono arrivati. Al Lilio di Cirò invece erano stati richiesti precedentemente, insomma, anche alcuni diciamo banchi con le ruote e quelli sono arrivati, quelli normali no. Ormai no. A Borrelli da voi sono arrivati i banchi con queste rotelle? Sono arrivati 700 banchi alla scuola secondaria di primo grado, alla di Coubertin, è arrivato l'altro ieri. Sono arrivati e sì, dobbiamo ancora dismettere quelli nuovi, comunque stiamo attendendo che il comune provveda. Quelli doppi che insomma, che erano comunque anche nuovi, un peccato, perché Bene. comunque erano anche nuovi. Massimo, siamo in chiusura. Cosa tiriamo fuori da questo? Proviamo a trovare un titolo di questa trasmissione di oggi. Un titolo è che ogni istituzione deve prendersi le sue responsabilità, secondo me, nel senso che, come dicevamo prima, non ci sono regole certe se e quando chiudere le scuole, per cui ognuno agisce, mi riferisco in questo caso ai sindaci, come meglio ritiene e non sempre in maniera coerente. Le ASP, e non c'è ASP calabrese che non l'abbia fatto, invitano a chiudere le scuole perché hanno difficoltà nel tracciamento, nell'elaborazione dei tamponi. Anche i comuni devono Anche i comuni diciamo, devono. ci vogliono soldini per garantire C'è delle un scuole sicure. settore, c'è un settore in grande sofferenza, no? Che è quello delle gite, del turismo, e non si capisce perché nessuno coinvolge questi operatori per dire prendiamo adesso questi bus del turismo e incrementiamo il trasporto pubblico locale. Poi c'è l'ultima questione che meriterebbe però una trasmissione a parte, no? Che è quella del commissariamento. In questo caso mi riferisco ad Arcuri, quindi al commissariamento del Covid, no? Se il commissariamento deve servire per accelerare i tempi e risolvere le burocrazie, però i banchi arrivano a novembre, voglio No, dire, lasciamo stare. lasciamo stare, No, il chiudiamola problema qua. sai qual è? Forse il titolo può essere impreparati nonostante sapessimo che la seconda ondata ci sarebbe stata. Quindi Beh, certo. questa impreparazione, e poi carichiamo tutto, per quanto riguarda la scuola, carichiamo tutto sulle spalle magari dei dirigenti, vero Bruno? Tutto su di No, ma voi, c'è tutta una perché catena poi che non ha dovete essere funzionato, è voi a chiaro. farla funzionare la scuola, non avendo gli strumenti e i mezzi che altri hanno promesso, no? Bruno? Sì, Dico, poi siete voi, no? purtroppo l'ultima parte non si è sentita. Ho detto, dico, poi alla fine tutto poggia sulle vostre spalle, perché tutte le promesse fatte non sono state mantenute. Quindi viene detto al dirigente, organizzati come meglio puoi. Beh, in realtà è così e noi ci stiamo organizzando, ci stiamo impegnando al massimo, ma è stato così sin dall'inizio. Diciamo che il dirigente, sappiamo che ha delle grosse responsabilità e in questo periodo, in questa fase, le responsabilità si sono raddoppiate. Stiamo facendo del nostro meglio, soprattutto, ripeto, ribadisco, a livello di sicurezza, perché è quella che è fondamentale. Ci stiamo spendendo a 360 gradi. Non siamo stati, se così posso dire, liberati da quelle responsabilità di contagio, di eventuale contagio, anche se in realtà fino ad oggi, da quel che ho potuto constatare, i contagi sono avvenuti al di fuori delle istituzioni scolastiche. All'interno abbiamo adottato tutte le misure possibili e immaginabili, quindi è questa diciamo, responsabilità, questa organizzazione scolastica che ci preserva anche da eventuali denunce, da eventuali contenziosi, Bene. perché il nostro dovere lo abbiamo fatto fino in fondo tutti quanti.
Bene, grazie, vi auguro buon lavoro, ne avete bisogno, grazie per essere stati con noi. Massimo, la scuola merita ancora di più, dobbiamo sentire ancora di più questa gente che è in trincea, in prima linea, e a cui viene affidata, come dire, la vita dei nostri figli, no? Perché devono, che poi è il futuro della società. Ribadisco quello che ho detto all'inizio di trasmissione, noi adesso come ci stiamo concentrando nella polemica sulla sanità, che per carità è importantissima, però forse dovremmo parlare anche di queste questioni e di come convivere col Covid, perché io una cosa la voglio dire, se questa pandemia dovesse durare 2 anni, no? 2 anni per me sono un tempo relativo, ma per un bambino di 4 anni sono un tempo molto molto significativo. Assolutamente sì. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Domani ci vediamo alle 15, parleremo di coronavirus, parleremo di quello che sta accadendo, insomma, di come ci stiamo preparando, di cosa è successo anche nel sistema sanitario regionale, insomma avremo tanti argomenti da sciolinare in un'ora di trasmissione. Arrivederci, a domani. Chissà terra avrò Giacomo, o sole ad agosto, la mi fare diventare, niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli, dici è me. Ci su posti ca su pugni, altri posti su carizze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, per ciacchini ci ha messo punto con una gomma. Ci passassa, ero cancellassa. Chissà terra nostra, palla tarantella, o se piglia chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra, fa l'amore cumare, o se stenna la spiaggia e sa sciottare il sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quanta gente ti sparra e poi ci verrà vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Il giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatta per ti fa sta meglio. Caso un chiova almeno giona che ti dice io ti dugno e non ti piglio. Chissà terra nostra balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavesella. Chissà terra nostra fa l'amore cumare, usi stenna la spiaggia e sa asciuttare il sole. Chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e pucci viene a vacanza. Chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Sera sotto i pini, a ciope a tifo bagno, scini sottari bronzi, sali e vidi l'arco magno. A Ruionio le castella, un vala a mille cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine, ci voglio e spine.
miseria, chissà terra nostra fa l'amore in cumare, o si stenna la spiaggia e si asciuga lo sole. Chissà terra nostra è verde come la speranza, quanta gente in sparra e poi ci viene in vacanza. E quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.